Un bentornato a tutti voi, bentornati sulle frequenze di Radio Bequit. Sono le 14:08 minuti, continuiamo la nostra puntata di oggi e per chi ci sta guardando in TV ha già visto, insomma, che accanto a me c'è un ospite, Samuele Revel. Ciao Samuele, bentornato su Radio Bequit. Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Samuele Revel, coordinatore del mensile Free Press L'Eco delle Valli Valdesi, inserito nel progetto Riforma si fa in 4, mensile che appunto ogni inizio mese ci tiene compagnia, e lo faccio anche vedere per chi appunto ci sta guardando in questo momento. Questo è il numero di dicembre, L'Eco delle Valli Valdesi. Beh, un numero un po' natalizio, Samuele, direi. Sì, abbiamo cercato magari dopo numeri un po' impegnativi con temi di attualità. Eh beh, sì, energia, esatto, rincari e via dicendo. Cosa anche non piacevole, abbiamo detto il numero di dicembre, che è quello che ci accompagna verso il Natale. Beh, di solito lo facciamo. Cerchiamo già sempre da un po' di anni di dare un taglio anche di consigli, poi dopo magari entreremo nei dettagli, però quest'anno abbiamo deciso di dare spazio alla musica, e ne abbiamo già parlato anni fa, penso, uno dei primi numeri, e poi anche durante in questi anni la musica è sempre stata protagonista, poi essendo una radio collaboriamo appunto al giornale, lo fate anche voi come Radio Bequit, e quindi è giusto che sia la musica abbia spazio. Abbiamo cercato di raccontare chi insegna la musica, perché su questo territorio ci sono delle bellissime realtà in cui appunto si impara a suonare, detta da uno che lo facevano cantare in playback all'elementare perché è stratissimo. Rifiutavano di sentire la tua voce. No, vabbè, ma dicono comunque che nessuno nasce stonato, che c'è possibilità di apprendimento per tutti, quindi forse un po' più di perseveranza anche da parte degli insegnanti ogni tanto, non solo dall'utenza. E in effetti di insegnanti qua ce ne devono essere parecchi, perché insomma spaziamo da una scuola all'altra. Sì, assolutamente. Siamo andati anche un po' fuori da quelle che sono le Valli Valdesi, sì, per diciamo, eccellenza, sì. Il Pinerolese. Siamo andati fino a Saluzzo con la scuola di alto perfezionamento, che è una scuola molto molto rinomata, e poi abbiamo raccontato le tre realtà che secondo noi, qualcuno avremmo dimenticato, non vogliamo offendere nessuno, poi c'è spazio per tutti, quindi se qualcuno volesse poi raccontarci anche le sue piccole esperienze, noi siamo disponibili. Abbiamo raccontato di due realtà di Pinerolo, che sono l'Accademia di Musica e il Corelli, che sì, sono comunque molto conosciute. Sì, molto famose. E poi le tre scuole di musica intercomunali, due, gestite e organizzate dall'Associazione Musica Insieme di Lusana San Giovanni. Quindi Valpellice, Valchisone Germanasca e Pinerolo, le tre scuole. Sì, tutte scuole che peraltro leggevo, insomma, sfogliando i vari articoli, raccolgono centinaia di ragazzi, ma non solo ragazzi, anche adulti che si approcciano al mondo della musica, anche a degli studi un po' diversi dal solito. Ad esempio si parla della ghironda, dello studio di uno strumento particolare come la ghironda. Sì, assolutamente, sono centinaia e centinaia, i giovani e le giovani, ma anche i meno giovani, sì, e le meno giovani. Poi c'è da capire un po' i percorsi, nel senso che alcune scuole ti insegnano a suonare uno strumento e altre invece sono proprio propedeutiche poi a un conservatorio, che chi decide di fare quello come lavoro deve intraprendere quella strada. Esatto. Beh, un bel approfondimento secondo me anche in vista del Natale, dove sappiamo che insomma la musica, i concerti, i momenti di spazio. Proprio poco fa parlavamo di un concerto che si terrà a Villar Pellice tra qualche giorno con alcune delle realtà di cui abbiamo parlato proprio nel mensile, e quindi insomma il mese di dicembre porta con sé l'aria musicale. Sì, la cosa che ci vorrei aggiungere, hai parlato di ghironde, insegnano in alcune scuole anche a suonare la ghironda, che è uno strumento tipico qua del territorio. Sì. E abbiamo anche cercato di raccontare chi fa gli strumenti. È vero. E quindi c'è proprio una persona che fa le ghironde in Valchisone, e invece una persona in Valpellice che si occupa di liuteria, e quindi c'è queste interviste per raccontare un po' come questo mondo molto artigiano, quindi strumenti personalizzati, strumenti, leggevo, io non conoscevo, per fare un contrabbasso 3 mesi di lavoro. Lavoro impegnativo. Minuzioso, che appunto poi si relaziona molto con il fruitore finale dello strumento, perché ovviamente devi anche
maneggiarlo, trovare la giusta impostazione, quindi è davvero un lavoro particolare. Sfogliando insieme ancora il mensile, troviamo come tradizione a dicembre le pagine di cultura, anche queste le faccio vedere perché sì, sono una bella doppia paginata dedicata ai libri che i librai e le libraie delle librerie claudiane di Torre Pellice, Torino, Firenze e Milano ci hanno gentilmente suggerito. Ce n'è un po' per tutti i gusti. Sì, abbiamo chiesto, come facciamo ormai da un po' di tempo, di consigliarci che regali fare a Natale. Siamo sempre, almeno io sono sempre in crisi in questo periodo su cosa pensare. Un libro, l'abbiamo detto, ripetuto molte volte, è sempre un buon regalo. Sì, accontenta quasi sempre chi lo riceve. E qua ci sono davvero dei suggerimenti particolari, ecco, che sono un po' sono sull'onda del momento, insomma, dei libri più venduti in questo momento, in parte anche sono delle chicche ricercate che non sono così scontate e ovvie. E poi vabbè, insomma, spazio allo sport. Tradizionalmente ci sono sempre delle pagine, delle rubriche di sport, in questo caso il grande rugby di Volvera, che insomma dà soddisfazione con la sfera femminile. Ne avevamo parlato al maschile, perché è una realtà che da decenni lavora su questo sport, quella di Volvera, però anche a livello femminile ci sono delle belle soddisfazioni in Serie A, quindi. E poi pagine di giochi, perché insomma Natale è anche pausa, momento di relax, momento di magari attimo di relax davanti al caminetto, e quindi noi vi abbiamo proposto un po' di giochini. Io adesso penso che farei vedere come risolvere due rebus che io ho trovato molto complicati. No, li facciamo vedere, perché sennò poi vi togliamo la curiosità, ma sappiate che ci sono una pagina di giochini e un'altra pagina altrettanto bella, utile. E utile, questa sì, la facciamo vedere perché è veramente molto carina e graziosa, ed è una pagina che potete riutilizzare se volete, se lo desiderate, per impacchettare un regalo, perché in effetti riporta un pattern che è un disegno, insomma una fantasia sì, di Natale. Esatto, abbiamo pensato di fare queste due pagine anche qua un po' più leggere, una è particolare, non ci abbiamo mai pensato di fare la carta regalo, quindi il consiglio è: incartate il regalo, quando lo scartate fate attenzione a non rovinare la carta per riuscire a fare i giochi dall'altro lato, ecco. Bene, andiamo in chiusura. Samuele, vuoi ancora citare qualche articolo? Ci sono le solite rubriche, tra virgolette, e le presentazioni di mostre, una mostra importante che c'è al Castello di Miradoro, la Fondazione Cosso, un altro libro di Davide Rosso, e poi c'è una piccola notizia che però è interessante e importante, quella legata al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo. Ogni anno il Comune mette 100.000 euro, se ricordo bene, a disposizione di alcuni progetti presentati dai cittadini. Quest'anno ha vinto il canile di Pinerolo, ne abbiamo parlato pochi mesi fa dei canili della zona, che riuscirà quindi a fare degli ottimi lavori di miglioria, sì, per i cani che sono ospitati. Bene, allora io lascio a voi, ovviamente, ascoltatori e ascoltatrici, la lettura. Noi lasciamo a voi la lettura del mensile, che vi facciamo ancora vedere, eccolo qua, il numero di dicembre, l'ultimo numero del 2022. Grazie a Samuele Revel, che è stato con noi e abbiamo presentato così in modo veloce, ma anche per non rovinarvi poi la sorpresa della lettura, questo numero. E con Samuele ci diamo appuntamento, come sempre, al prossimo mese, a gennaio. A questo punto, quindi, colgo l'occasione per augurare un buon periodo natalizio da parte anche della redazione di Riforma, l'Eco delle Valli Valdesi, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Bene, allora noi ci sentiamo tra un mesetto circa. Buon Natale anche a voi. Grazie.